venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che fanno quotidianamente i pellegrini accanto alla clausura. Ecco, al di là di questa porta i pellegrini non possono accedervi, ma vi è la cella numero 5 e il sacellum, in un altro luogo fondamentale e significativo per la vita di Padre Pio, quel luogo dove lo ha visto segregato per circa 2 anni, dal 31 al 33, poteva celebrare messa da solo. Perché qui? Perché vogliamo raccontarvi che nella sua solitudine a Pietrelcina nel 1912 il giovane frate minore cappuccino era vessato dal demonio. Proprio il 6 novembre del 1912 c'è una lettera che arriva da Padre Agostino a Padre Pio. È una nuova strategia. Padre Agostino scrive in francese, è uno di quei doni particolari che ha avuto anche in vita Padre Pio, avere la possibilità di conoscere altre lingue, ma in questo caso era il suo angelo custode che gli faceva da traduttore. E infatti in questa nuova strategia che usava lo stesso Padre Agostino era perché Padre Pio gli aveva comunicato qualche giorno prima che il demonio vuole annullare tutte le lettere di conforto. E allora così Padre Agostino scrive in francese. Infatti scrive: Mon très chéri fils en Jésus Christ, c'est avec plaisir j'apprends la nouvelle phrase de la guerre. Allora lui racconta tutto quello che sta accadendo. Ecco questa nuova strategia. E subito sotto noi riusciamo a capire il perché di questa nuova strategia. C'è un bigliettino dell'arciprete di Pietrelcina, Don Salvatore Pannullo, che scrive: attesto qui sotto, arciprete di Pietrelcina, sotto la santità del giuramento che la presente, aperta alla mia presenza, giunse così macchiata, ma era del tutto illegibile. E questa foto che ci permette anche di dare uno sguardo a quella che, tra l'altro, che voi conoscete tutti nel suo epistolario, abbiamo tante volte visto, risale proprio a questa giornata. Don Salvatore scrive che, messo di sopra il crocifisso e aspersa l'acqua benedetta, recitati i santi esorcismi, si poté leggere come presentemente. Difatti, chiamata mia nipote, Grazia Pannullo, insegnante, la lesse alla presenza mia e del Padre Pio, ignorando quanto fu praticato prima di essere chiamata in fede Pietrelcina l'arciprete Don Salvatore Pannullo. Questo era quello che accadeva a Pietrelcina nelle sue battaglie, nei combattimenti tra Padre Pio e il demonio.